La fase è una fase assolutamente nuova, è una svolta importantissima perché vengono soppressi quattro consorzi storici che hanno 80 anni di vita. Devo dire che la maggioranza della regione, Emiliano in testa, hanno voluto fortemente questa riforma e l'abbiamo attuata per tutti i risvolti che la norma prevedeva. Le associazioni di categoria sono state fermate, come sempre facciamo a inizio anno, su quelli che sono i programmi di questo consorzio, che è un consorzio che vale quasi più di 1 milione di ettari sul territorio pugliese, quindi una presenza importante. Io colgo l'occasione per ringraziare i dipendenti, in particolare gli operai, sono lo zoccolo duro dell'impresa, e così anche i dipendenti, i dirigenti, perché lo sforzo sarà grande. I primi mesi prevederanno l'accorpamento delle funzioni delle aree tecniche all'area agraria e all'area amministrativa, la direzione generale sarà unica, e quindi ci sarà uno sforzo organizzativo e di aggregazione per semplificare i servizi e razionalizzare il personale.